Benvenuti amici, io sono Salpimpos. Oggi torniamo su Buona Pizza, Grande Pizza. No, non è sabato oggi, ragazzi. Oggi è venerdì. Questa settimana doppio episodio perché è uscito il capitolo 5. Solo che noi siamo ancora al 4, quindi facciamo un doppio episodio così da portarci un po' più avanti del solito. Intanto andiamo a vedere se mi sono cresciute le cose. Va bene, riscuotiamo tutto. Ancora no, come siete lenti a crescere però. Le melanzane 36 minuti e l'aglio 2 ore e 37. Vabbè. Allora, mi pianto un po' di cipolla, un po' di olivo, un po' di vera e niente, questi vabbè. Perfetto. È uscito il capitolo 5, ragazzi, atteso da tantissimo tempo, ma noi siamo ancora al 4, quindi non possiamo vedere nulla del capitolo 5 per adesso. E niente, tutto ciò che possiamo fare è andiamo avanti con la storia, vediamo se c'è qualche novità oggi. L'altra volta abbiamo visto queste auto alimentate a pizza. Quantomeno il tizio vuole che io ci investa dei soldi su questa sua idea, quindi vuole 200 dollari da me. Detto così. E mi sa che glieli darò perché probabilmente ci frutterà un po' di soldini questa cosa. In teoria. In teoria. In pratica va a finire come all'inizio del gioco, dove il senzatetto mi ciucciava i soldi. Però vediamo come va a finire. Allora, più tardi. Allora, innaffiamo la piantina. Salve. Aspetti un attimo. Grafico. Student of Souls. Va bene. Poi sfida, accedi al gioco come sempre, risultati 2, riscuoti 1 e questo guarda 30 segmenti di curiosità sulla Pizza Network. Ok, e vado indietro, dopodiché Zazum, due supreme, una cipolla, un aglio e due peperoni. Ok, due supreme, avanti. Salve, questa è la collega che vuole fare con Briccola, vuole unire le nostre forze contro Big Data Pizza. Hai tempo per una chiacchierata veloce? Sì. Grazie, sono passata solo per. Oh mio Dio, scusa, vorrei fare una chiacchierata, ma l'ultimo periodo è stato un po' duro e mio figlio è stato sveglio tutta la notte a causa della febbre. C'ha sonno. Sta bene? Starà bene. Scusa, non ero venuto qui per farti preoccupare. Buona pizza, che cacchio? Vorrei, c'è un così buon profumo, ma sono un po' a corto di contanti. L'ultima settimana è stata un po' dura, così ho pensato di passare a salutarti per assicurarmi che tu stia bene e ciucciarsi una pizza gratis. Non c'è bisogno di scusarti, inoltre vederti bene mi fa riprendere un po' di speranza, anche se ho pochi clienti ultimamente. Spero non ti dispiacerà se passerò anche la settimana, se avrò tempo. Con piacere, ciccia, no problem. E iniziamo. Ehi, fate gli spiedini di gamberi, altrimenti metti gli ingredienti su una pizza, non con la salsa, con il pesto. Tutta sta storia. Allora, pesto. Mozzarella ci va? Nega, non lo so. I gamberi. E poi vado in forno. Poi, velocizziamo il forno, zazum, due supreme, pomodoro, mozzarella, salame, salsiccia, funghi, olive, tutti coltivati da me questi ingredienti. Cipolle e peperoni, tutti coltivati da me, guarda lì quello che c'è. E finalmente non li pago più. Ok? Allora, questa la metto qui, quelle le andiamo a ricuocere, che sono di Zazum, e serviamo la signora. Adesso no, perché ci hai messo la mozzarella? Io la mozzarella non te l'avevo chiesta. Infatti. Manca i funghi, ma perché nei gamberi che ci vogliono pure i funghi, ma non l'ho capita sta cosa. Sono loco per il pollo. Tre pizze di pollo, per favore. Vabbè, almeno guadagniamo quella di prima. Che stupidata. Da quando in qua dico ci vogliono i funghi nei gamberi. Almeno specificatelo. Tre pizze al pollo, te pigliate. Ok, quindi Zazum è fatto. Dobbiamo solo tagliare e incartonare su Zazum. Quindi zazumiamoli. Zazum. Tac. Ok, andiamo a cuocere il cliente. Tac. E l'altro cliente è fatto. Perfetto. Tagliamo sperando che questo non si lamenti pure. Io chiudo bottega, io chiudo la pizzeria, già non ne posso più. Fatto. Serviamo. Sono senza parole una pizza fantastica, mi fa piacere. Risultato, metti il pollo su 50 pizze. Zazum, due cipolle. Una cipolla, Zazum, una cipolla. Zazum. Perfetto. Ok, una pizza con la pancetta e una al prosciutto. Aggiungi il basilico, funghi e tartufo su entrambe, per favore. Quella al prosciutto, fallo con impasto integrale. Che casino oggi, che casino! Mozzarella, quella al prosciutto, fallo con impasto integrale e una alla pancetta, giusto?
Pizza alla pancetta e una prosciutto. E qui ci va la pancetta. Poi su tutte metti funghi e basilico, perché il tartufo non ce l'ho. E funghi e basilico, te pigliate. Perfetto, pizza pronta. Andiamo a velocizzare il forno. Andiamo a cuocere. Perfetto, non vuole doppia cottura, quindi serviamo, serviamo, tac. Zazum voleva una alle cipolle. Una alle cipolle gliela faccio subito, instant. Pomodoro, mozzarella, cipolla. Cipolla. E tac, fatto. Ok, e questa è di Zazum, poi gliela diamo. Serviamo la cliente e andiamo, forza. Ecco, alle buone. 10 lode, perfetto. Zazum, spicciati. Guarda la fila che c'è di fronte. Due supreme, pigliatele te. $54. Accettiamo subito le cipolle. E poi c'è un aglio e due peperoni. Veloce, vai via, Zazum. Guarda la fila che c'è di fronte. Ma che ci mettono in quelle pizze? Adoro sia il pesto sia la salsa. Ma oggi ho voglia di una sola pizza. Devo per forza scegliere una delle due. No, no. Pesto e la salsa. Quindi la mozzarella, la vuoi, sì? La vuoi. Pesto, salsa, mozzarella. Vabbè, la do per scontato che voleva. Vabbè, andiamo a fare l'altro Zazum. Che cacchio era? Aglio, peperoni. Aglio e peperoni. Pomodoro, pomodoro, no, 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 mozzarella. Mozzarella, aglio. L'aglio dov'è? Aglio, non l'ho sbloccato perché non esiste. E due peperoni. E due peperoni, 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 peperoni. E due peperoni, perfetto. Il forno è praticamente pieno. Allora, questa è della cliente. No, questa è la cipolla per Zazum. Non ci confondiamo, mettiamola qui. Ok, e devo ricuocere. Questa è della cliente, questa è la rinforno. Questa è l'inforno. E questa è l'inforno. Perfetto così. Serviamo la cliente. Allora, te l'ho fatta a metà. Non ti lamentare. Questa pizza mi piace così tanto che vorrei comprare un'altra pizza. Ok, Zazum è qui. Spicciati, Zazum. Sì, ecco la cipolla, te. Fresca, fresca. Poco fa l'ho fatto. Come resiste a Nurbar? E accettiamo l'ultimo. E vai via. Vai via, sfide. Effetto due consegne. Vai via, che le altre sono pronte. Ma se tu vieni presto, però non riesco a dartele. Temevo di non riuscire ad avere cibo in tempo per la mia festa se avessi dovuto aspettare in fila dall'altro lato della strada. Tre pizze, una vegetariana, una con tutte le carni e una vegana. Dritto. Intanto mi finisco questa di Zazum, capite? E qui ci perderemo mezza giornata. Tre pizze, una vegetariana, una vegana e l'altra la vediamo. Tagliamo, tagliamo, tac. Tagliamo, tac. E tagliamo, tac. Allora, tre pizze, vegetariana, tutte carni e una vegana. Tutto l'opposto praticamente. Tac, mozzarella, tranne che nella vegana. Poi, una tutte le carni, facciamo prima tutte le carni. Poi, tac, prosciutto. Non ho più carne. Tutte le carni, intende anche il pollo e carne. Fai tu, io non ho più parole. Io non ho parole, a prescindere. Prima il touch non prende, poi ti sposta le pizze automaticamente. Allora, niente, rimettiamo il pomodoro. Allora, poi, il pollo e carne, giusto? Pollo, carne, pollo, carne. Le acciughe sono carne a sto punto, visto che... E i gamberi sono carne. Pesce e carne. Funziona così. Tutte le carni messe, in teoria, basta. Che confusionaria, ste pizze, confusionaria. La pancetta... ho messo tutto, la pancetta messa, tutto, sì. E questa è la prima. Poi, andiamo alla vegetariana, quindi... Ma sai, funghi, olive, cipolla, peperoni, melanzane, mais, basilico, ananas e aglio. L'aglio ho messo sempre a caso. Ho capito che sono le 9, ma se vengono a quest'ora a chiedermi ste pizze per... dai! Ma ce l'ha con sta pizza, ce l'ha! E questa è la vegetariana, andiamo a fare la vegana. Quindi, e i funghi, e le olive, cipolla, peperoni... Le melanzane, l'aglio, e tac. Poi il mais, il basilico e l'ananas. Fatto, 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 fatto. Ok, tutte del cliente, sperando che le piacciono. Tac. Zazum è fatto, giusto? Spero di sì. Non mi ricordo dopo tutte queste pizze che ho fatto. Ok, ecco a lei. Non posso servire queste pizze ai miei ospiti. Ma perché? Che cacchio sbaglio? Oggi è andata malissimo, ragazzi. Oggi è andata veramente male. Mettiamo le Z sulla Z, sulla pizza. Allora, aglio e due peperoni. Non capite che cacchio ho sbagliato su quelle pizze? Comunque dico, vabbè.
Fatta comunque. Risultato. Riscuoti. Uno. Maestro delle consegne. Andiamo via. Fuori. Esci. Sono le 10. Me ne vado. E basta. Basta. Oggi è andata male perché i clienti rompevano le scatole. Fornitore. Ricavo totale $100. Uno schifo. Io devo chiudere ovviamente. E andiamo al giorno dopo sperando che ci sia qualche novità per questo capitolo 4. Ultima notizia. Non ci sono notizie. Vabbè. Speriamo che torni qualche uomo. Quello che vuole i $200 tipo. Quello della macchina che va a pizza invece è tornata la signora. Semi di pomodoro in più che puoi usare per coltivare i tuoi pomodori. Oh, che bello. Amanti della carne, un gamberi e una vegana. Ho anche preparato una nuova aiuola per te. Ora puoi usarne due. Ma grazie, signora. Ma com'è gentile questa signora. Tanti pomodori, intanto li raccolgo. Prendiamo qualche semi di pomodoro. Ok, piantano lo spazio e raccogliamo questi. Oh, che bella avere due aiuole. A gratis proprio. Vabbè, fammi piantare le altre cosucce. No, poi le pianto. Fai tu. Con questi pomodori a fette raccolti nel tuo orto non dovrai preoccuparti di Big Data Pizza. Grazie, intanto mi faccio annaffiare la pianta. Grazie. Ottimo, aspetta allora che vado a piantare le cose. Non ho più pomodoro, lo andiamo a comprare, no problem. Però qui non c'è, invece c'è. Prendi 4 semini di pomodoro e shoppiamo un po' di cose, un po' di semini, chi se ne frega. Tanti semini. Ok, ora mi vado a piantare tanto pomodoro, tantissimo pomodoro, visto che sarà l'ingrediente più richiesto, secondo me. E poi mi pianto su un peperone, così a caso. Va bene così, torno indietro. Che belle, due aiuole, fantastico. Allora, molte persone non gradiscono l'odore dell'aglio e dei funghi, invece le adoro, subito. Allora, pomodoro, mozzarella, aglio e funghi. Non i gamberi, l'aglio. Abbiamo il pomodoro a fette, che bello. Ok, sfide. Pianta 4 semi in giardino, ne ho piantate anche più di 4. Allora, invece Zazum che voleva? Voleva due amanti della carne. Tac, pomodoro, mozzarella, salame, salsiccia, pancetta e prosciutto. E questo è Zazum. Perfetto, mettiamo lì. Sembrano delle fragole comunque i pomodori. I pomodori sembrano delle fragole più o meno. Vabbè, poi ci siamo il forno. Non mi spostare. Quelle le possiamo ricuocere, quella del cliente no. Ok, e questa serviamo, forza. Ecco a lei, buon uomo, l'aglio e i funghi. Bene. Senza dubbio la pizza migliore che abbiamo mangiato. Andiamo al prossimo. Ma veramente oggi non c'è novità. Vorrei una pizza con ananas e peperoni, per favore, subito. Pomodoro, mozzarella, pomodoro anche dall'altra parte. Ananas e peperoni. Inforniamo, questo è tutto Zazum. Zazumiamole. E incartoniamo la signora. Il signore, il buon uomo. Ok, e tac. Ecco a lei. Grande, proprio quello che avevo chiesto. Benissimo. E allora vada via e se ne vada a funghi. Salve. Una pizza metà carne e metà vegetariana. Vabbè. Allora, pomodoro. Mozzarella, metà carne. Quindi carne. Questa è carne. Il pesce è carne, giusto? L'ultima volta c'è stato un dibattito su sta cosa. Il pesce era carne o no? I gamberetti sono carne? Non li considero. Vediamo. Ecco, c'è una lista di carne, effettivamente. Vediamo. Ecco qua. Queste sono tutte le carni. I gamberetti sono considerati anche carne. Ma anche pesce. Vabbè. Ho capito. Allora, il pollo l'ho messo. Le acciughe l'ho messo. I gamberi. Mettiamo i gamberi. Poi. Il prosciutto. La pancetta, e questa è fatta. Poi, funghi, olive, cipolla, peperoni, melanzane, aglio. Tac, 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 tac. Poi, il pomodoro a fette, ormai ci va nella vegetariana, non ce l'abbiamo, ovviamente automatico. E il mais, il basilico, e l'ananas. E questa è la vegetariana. Signora, se la faccia andare bene, perché altrimenti non me ne frega niente. Tagliamo, incartoniamo e serviamo. Spero che questa pizza non finisca male. Non ho capito che cosa ho sbagliato sulla pizza di prima, ma lo ricontrollerò durante l'editing. Risultato, riscuoti. Metti l'aglio su 25 pizze e andiamo al prossimo cliente. Salve. Ah, questa è Zazum. Sì, amanti alla carne, siamo indietro con Zazum. Attenzione, anche quel. Accettiamo l'altro. Un gambero o una vegana?
forza, velo, velo, vattene via. Un gambero vegano gliele faccio subito. Salve, che profumino proveniente dai funghi e dall'aglio che arrostiscono viene nelle pelle d'oca in senso buono e voglio la salsa verde. Quindi salsa verde, mozzarella, funghi e aglio. Inforniamo questa e pensiamo a Zazum. Quindi due, pomodoro, pomodoro, mozzarella e gamberi lì. Ok, e poi una vegana. Quindi funghi, olive, cipolla, peperoni, melanzane, l'aglio, tanto aglio, vampiri venite a me. Poi il pomodoro a fette, che se non ho, questo. Pomodoro, mais, basilico, ananas. E questa è la vegana. Non si capisce un cacchio in questa pizza, però è vegana. Questa è del cliente, queste sono di Zazum, che gliele rinforno. Ok, serviamo questa. Perfetto, attenzione a Zazum che se arriva so fregato. Questa è la pizza più buona del mondo, quindi spicciamoci che se arriva a Zazum so fregato. Ah, un mio... Non ho letto, ora vediamo. Tagliamo Zazum intanto. Tac. Tagliamo Zazum. E tac. E va bene così. Che cacchio va, signor? È andato a venire per una pizza al pollo. Io sono venuto qui per una pizza al prosciutto. Ma ora voglio anche io una pizza al pollo. E quindi la vuoi al pollo. E che cacchio me ne frega del prosciutto, allora? E dai, su. Pollo, pollo. Vai. Inforniamo il cliente. Dimmi direttamente che la vuoi al pollo e basta. Incartoniamo. Anche io una pizza. E quindi la vuole anche al prosciutto. Ne vuole due. Ne vuole una al prosciutto e una al pollo, allora. Pomodoro, mozzarella, prosciutto. Non ci sto capendo più. Ne vuole due. Una al pollo e una al prosciutto. Capito? Vai, spicciati forno, spicciati. Oggi non ne usciamo. Tac. Oh, ecco a lei, buona donna. Mio amico sarà così invidioso. Va bene così. Avanti il prossimo, Zazum, spicciati. Una ai gamberi. Servi, gamberi. Invidio chiunque. Accettiamo la vegana e andiamo al prossimo. Attenzione che sta per ritornare. Statene qui direttamente, no? Due pizze, tutte e due alla salsiccia. Metti il pesto su tutte, potrei anche averle ben cotte. Sì. Altro. Alla pesto, 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 pesto. Mozzarella e salsiccia. E potrei averle ben cotte? È ovvio che sì. Quindi velocizziamo il forno. Inforniamo questa. Velocizziamo, velocizziamo. E rinforniamo questa. Rinforniamo questa. È fatta pure questa. E va bene. Tagliamo, incartoniamo. Tagliamo, incartoniamo. E va bene. Fatto, fatto. E serviamo il buon uomo. Con questa pizza mi sento completo. Mi fa piacere. Avanti, sono le 8:30. Salve. Mai dire mais. Ma posso avere una pizza con il mais? Ovvio. Pomodoro, mozzarella, mais. Cosa molto easy. Dove perché sguiscia via così tanto sta a fare oggi? Pomodoro, mozzarella, mais. Ok, spicciati forno. Che per oggi le pizze di Zazum sono finite. Quindi ci rimangono 4 pizze da fare, sostanzialmente. Ma manco 4. Una pizza e mezza. È fantastica proprio come te. Via, un'oretta abbiamo. L'ultima pizza, sostanzialmente. Altro che una pizza e mezza, 4 pizze. Zazum, te vegana. Servi vegana. Servi vegana. Un gran bell'aspetto, non mi stupisce. Va bene. 15 minuti. Niente, abbiamo 45 minuti. Il pollo alla parmigiana è buonissimo. Manca la mozzarella, va bene. Metti pesto, grazie a tutte. Non ho capito un cacchio, però. Allora, pomodoro, pesto, mozzarella, pollo e melanzane. Ho capito. Pollo e melanzane, giusto? Pollo alla parmigiana è buonissimo, ma anche la mozzarella va bene. E metti il pesto, grazie, 4 fette. E quindi è giusto. Ti devi prendere la laurea tu per giocare a questi giochi. Taglia in 4 fette. Ok, serviamo. Raccomanderò questa pizza agli amici. Soltanto un dollaro mi ha dato, che schifo. Oh, è tornato il buon uomo. Ciao, scusa se sono arrivato in ritardo. Sarei voluto passare prima, ma sono stato molto impegnato con le riunioni con gli altri investitori. Le mie mozza auto hanno avuto dei problemi. Non è la pizza auto. Investitori, problemi? Sì, niente di serio però. So già come risolverli, ma volevo essere sincero con te riguardo i possibili problemi futuri prima che tu prenda la decisione definitiva. Allora, che ne dici? Di nuovo ho bisogno solo di $200 solo. E diventerai l'investitore primario delle fantastiche mozza auto. Affare fatto, te devi pigliatele. Ecco, ne ero certo che eri la persona giusta. Fidati, non te ne pentirai. Speriamo di no.
Comunque, fatto, ragazzi. I 200 euro ormai ce li siamo giocati, sperando che sia una cosa fruttuosa da qui all'avvenire. Ok, abbiamo ricavato un totale di meno 27, giustamente perché ci ho perso, visto che ho dato 200 e ho guadagnato 99. Vabbè, niente. E vediamo che cosa ci aspetta il giorno dopo, se c'è qualche novità, se sono fruttati questi 200 dollari. La storia di Angelica Becemella continua, nessuno sa... Vabbè, poi la leggiamo. Voglio capire se c'è qualcosa di nuovo. 3, 2, 1, e via, più tardi. Novità. Ho pensato di passare per chiedere se hai bisogno della mia colla per riparazione forni, ma basta una piccola goccia, dimmi di più, non ci credi, dimmi di più. Vabbè, niente ragazzi, lo affronteremo al prossimo video che è domani. Domani lo riporto, è sabato, lo riporto, quindi ci portiamo avanti il più possibile con la storia in modo tale da arrivare al nuovo capitolo 5. Quindi mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanella e per oggi è tutto, al prossimo video.